Secondo capitolo della serie halloweeniana e oggi vediamo chi schiatta male negli horror, ma almeno schiatta male con onore. Benvenuti per una top 10 di sacrifici che devono essere non azioni da coglioni tipo questa, ma atti disperati finali per mettere in salvo quanta più gente possibile. Possibilmente anche urlando: venite tutti con me, figli di puttana! Chiaramente abbiamo qualche problema se ho bisogno di dirvi che ci sono spoiler in questo video, ma lo farò lo stesso perché sono un tipo accomodante. Ci sono spoiler in questo video. Alla numero 10, CJ che si fa saltare in aria nell'alba dei morti viventi. Dopo lo scandalo che ha portato al licenziamento di Frank Underwood, Doug Stamper ha perso il lavoro e si è rifatto una vita da centauro un po' minchione in un mondo che subito dopo è caduto nella post-apocalisse. Sfoggiando un bel baffone di quelli birra fucili all'americana, ha rotto le palle per tutto il film, ma quando arriva l'ora del sacrificio alla USA style, non si tira di certo indietro. Stanno sul molettino inseguiti dagli odiatissimi zombie corridori di Snyder, si mette vicino a un barile di dinamite, molto comodamente messo là a caso, attira il maggior numero di morti viventi che iniziano a morderlo e sbudellarlo da tutte le parti, ma lui è ancora in vita, non si sa come, urla le sacrosante parole. Lo accende sparandogli e poi si fa saltare in aria a fianco di un barile di benzina. Alla numero 9, Doyle che si sbruciacchia un pochino per salvare i bimbi. In 28 settimane dopo, ed è ancora un gran casino, gli infetti se ne vanno a spasso trucidando mezzo mondo, la restante metà ci pensano i militari, che in queste situazioni non capisco come mai non vedono l'ora di dar di matto, rompere ogni legame terreno e abbandonarsi alle peggio violenze, formando questi mini stati del terrore. Vabbè. Ma occhio di falco, lui non è d'accordo. Per salvare Andy e compagnia, prima che Londra venga bombardata a tappeto, fa di tutto. A un certo punto, mentre stanno cercando di allontanarsi dalla zona, trovano questa macchina. Lui esce fuori mentre sono inseguiti dagli infetti, dall'esercito, da tutti quanti. Lui esce e si mette a spingere. È un pazzo furioso. Bellissima scena che si conclude in un barbecue preso di schiena con la faccia eroica, che però propizia la loro salvezza. Sì, di un bambino infetto che poi contagerà tutta l'Europa. Oh, bravo Doyle! Alla numero 8, Nada che picchia gli alienini cattivi in Essi vivono. Don't interfere, you can't win. Il mondo è stato invaso da degli alieni amanti del consumismo e della obey che si travestono da umani e mettono in giro pubblicità regresso per farti controllare mentalmente da loro. Vabbè, poteva anche andare peggio, dai. Per fortuna, però, un uomo ha sgamato il loro piano. Sì, e quest'uomo è... I have come here to chew bubblegum and kick ass. Il più coglione di tutti, cosa che in effetti non è che convenga molto al genere umano. E solo per caso, mettendosi degli occhiali, nota che ci sono gli alienini cattivi, ma si ritrova quindi sulla torre con la trasmittente aliena ed è là. E in uno slancio non eroico, perché diciamolo, non sa neanche quello che sta facendo, la fa esplodere ridendo, senza aver ben capito le conseguenze, ma comunque eroico. Alla numero 7, Billy che dura mezzo secondo col Predator in Predator. Billy, let's go! Ah, ma quel mezzo secondo, dico, cambia tu... No, no, per la verità è attestabile anche tra i sacrifici più inutili della storia dell'horror. Il nostro nativo americano di poche parole ha deciso che deve fare un'uscita di scena coi controcoglions. Si prende tutto il palcoscenico, rimanendo su un tronco scenograficissimo e mandando via gli altri e facendo allo Schwarzi: signori, ci penso io. Ah, forse non ha ben capito. Comunque, si taglia il petto perché... boh, faceva eroico fico anche quello. E poi con sguardo fiero si prepara allo scontro. Cambio scena, letteralmente un centesimo di secondo dopo, sentiamo il suo urlo di morte mentre viene disintegrato dal Predator. Che sinceramente si sta anche un po' annoiando, nel senso è tutta qui la competizione per caso. Ciò non di meno, un'uscita di scena che più Comanci non si poteva. Alla numero 6, Miller e gli esplosivi però versione spaziale in punto di non ritorno.
Ritorniamo col cliché del venite con me figli di una meretrice facendo esplodere tutto, ma stavolta nello spazio profondo, che rende il tutto ancora più epico. L'ex paleontologo Alan Grant, ora spedito a cercare dinosauri dall'altra parte dell'universo, torna da questo portale dimensionale nel quale era finito con la sua astronave, con un pochino di nuove passioni, oltre che alla paleontologia, sulla vivisezione umana, il cannibalismo e altre pratiche che non sono molto piaciute al suo equipaggio, che per questo passa il tempo ora o nel vuoto intergalattico o nel suo stomaco. Morpheus, quindi, si è rotto le balle di questa faccenda e per fermare il pazzo decide di dividere in due la nave con degli esplosivi e far finire la metà col capitano di nuovo nel portale. Peccato che ci sia anche lui in quella metà, disdetta, ma non si tira indietro. Kablam di proporzioni colossali, col sorrisettino bello bello da te l'ho messa nel lato B, deficiente. Il suo destino rimane ignoto. E alla numero 5, Eben decide di diventare olografico per salvare tutti in 30 giorni di buio. Circolo polare artico, e arriva sempre quel periodo dell'anno in cui non si può più uscire di casa perché la cittadinanza viene sbranata da un'allegra combriccola di vampiri che va a svernare da quelle parti. La cosa chiaramente non fa molto bene al turismo, ma fa di sicuro peggio alla popolazione, che ogni anno puntualmente ritorna verso lo zero abitanti. Si mangiano tutti, si mangiano anche le nonnine allettate, pensate voi, non c'è pietà in questo brutto film, in cui però, colpo di scena finale, il nostro protagonista, come unica via per battere i vampiri, pensa che la cosa giusta da fare sia il trasformarsi in uno di loro con del sangue infetto e poi picchiarli. Non so se, comunque, fortunatamente non erano ancora arrivati i tempi in cui diventavi una figurina sbrilluccicosa dei Pokémon, facendolo, che si conclude con, chiaramente, la sua carbonizzazione, abbracciato alla moglie, perché quella vita è una merda, e lo capisce alla fine, e ci sta. Alla numero 4, Robert, che fa quello che non è mai stato fatto negli horror in Io sono leggenda, ossia si fa saltare in aria. Wow, premio all'originalità per uno Will Smith. Si ritrova a dover fronteggiare questa orda di mezzi vampiri pelati traslucidi e che comunica urlandosi in faccia, ti metti tranquilli, e quindi in barba al finale alternativo commovente in cui trova la cura con loro e chi se ne frega, in barba al finale del libro da cui è tratto il film in cui la prospettiva si ribalta ed è lui il mostro per questa nuova società, chi se ne frega anche di quello, qui siamo a Hollywood, signori. Forse non avete capito come si gestiscono le cose. Prima fai piangere tutti col cagnolino e dopo fai saltare in aria la baracca. Michael Bay mica ha fatto scuola senza motivo. Venite tutti quanti con me a Bel Air. Pensieri zero, America 1000. E alla numero 3, Ripley, che si sacrifica per sciogliere l'anello del potere in Alien 3. Dopo aver combattuto con l'Ottimille e aver strappato dalle sue grinfie l'unico anello, Gollum, incinto di uno xenomorfo, si getta nella lava. Scusate, forse ho fatto un po' di confusione. Che caspita, sono 200 i film in cui qualcuno si getta nella lava volontariamente o no. È la seconda morte dopo le esplosioni a Hollywood, che cavolo. Comunque, Ripley, pochino a Gollum, insomiglia in questa terza, grottescamente dimenticabile pellicola, in cui porta in grembo, sì, un aliennino, e tutti quanti sono felici di questo. Sì, studiamola. Ma anche no. E prima che possano prenderla e usarla, per poi morire probabilmente come al solito, decide di porre fine alla sua vita lasciandosi andare in questa pozza di lava. Che sarebbe stato più figo. You're crazy. Se, tipo, pensate se si tuffava col triplo Axel o magari fa a bomba nella lava. Che micchia sto dicendo? Comunque, ci rimangono tutti male. Ma tanto la clonano 200 anni dopo per il quarto film perché non sanno più che inventarsi, quindi. E alla numero 2, Lee, che prova a rendere il suo film bello in A Quiet Place. Lee, lo capisco, poraccio, tutto il film che dice alla gente di stare zitta e finisce che c'è più casino che alla partenza di uno space shuttle, i fuochi d'artificio, la moglie che salta in testa di partorire, oh, ma altro? Lui, poverino, è stato zitto tutto il tempo, ma A Quiet Place, un par di ciufoli, il titolo era meglio fosse stato a Bordellus Place, è un circo. Alla fine con sti alieni che scorrazzano da tutte le parti e che chiaramente stanno per tritare sua figlia dentro la macchina, e allora lui, per salvarle la vita, decide di cacciare un urlo che se lo teneva in petto da non si sa quanto, che è anche comunque un urlo di dolore per la perdita dell'altro figlio a inizio film. Probabilmente l'unico collegamento profondo bello della pellicola, esterna questa profonda emozione, e gli alieni si commuovono così tanto che infatti se lo mangiano. E alla numero 1, padre Carras, che fa il triplo carpiato fuori dalla finestra in nome di Dio, nell'esorcista.
povero prete è stato tutto il film a farsi sputacchiare in faccia vomito verde e insultare la mamma dal diavolo, che si è comportato per 2 ore come un bambino da terza elementare, e il ringraziamento finale è che per salvare Reagan viene posseduto lui. La dura vita del prete con le crisi di fede e lo strano umorismo del signore, direi. Si prende tutti i peccati su di sé, gli vengono gli occhi demoniaci e in uno slancio di fede letterale, prima che Pazuzu prenda la sua mente, si butta fuori dalla finestra, liberando quella casa dal male. Ora, che in una pozza di sangue, tra l'altro, sembra che l'hanno crivellato di colpi perché cade da 2 metri per delle scale, poi che, cioè, non sono molto convinto se sarà spezzato al massimo tutte le ossa. No, muore per stramorto, trucidato da questa caduta assolutamente non letale, ma la sua morte non è stata vana. Allora, mi è piaciuta quest'altra lista di horrorazzi, mi raccomando. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Anche oggi, come questi altri giorni, vi lascio nel primo commento il mio profilo Instagram, come dicono i veri fichi oggi. Sapete perché voglio diventare un influencer da grande. No, comunque, ve lo lascio qua sotto per rispondere alle vostre domande, perché siete gentilissimi a scrivere, quindi voglio ricambiare la gentilezza, e anche, non secondario, per poi pubblicizzarvi, come vi dicevo anche questi altri giorni passati, nei mesi prossimi, questo progetto di creazione di un videogioco che nel prossimo futuro porterò avanti, e del quale poi vi parlerò più nello specifico, e quindi ecco il profilo. E niente, spero abbiate gradito la top, spero vi siate preparati a dovere Halloween, e io devo ancora comprare la zucca, ma rimedio oggi. E escono anche un pochino di buoni film questi giorni, sinceramente. Ve li consiglio. Cioè, non so come sono, però dovrebbe essere uscito, sì, Scary Stories to Tell in the Dark, che non dovrebbe essere tanto male, tipo molto piccolo, brividoso. E poi Doctor Sleep, il 31, immancabile, seguito di Shining, con Obi-Wan Kenobi. E che famo, non lo vediamo, ma scherziamo. Buona domenica a tutti!